cos'è il gelicidio? Ce lo spiega Valerio Rossi Albertini, buongiorno. Insomma, è una parola nuova o è un fenomeno nuovo? Ma no, è una parola che esisteva nel gergo e adesso è diventato come il fiume che tracima. Chi l'aveva mai sentito dire in questi termini? Erano sempre straripati i fiumi, adesso si tracimano. Si porta il gelicidio. Si porta il gelicidio, ma il gelicidio è un fenomeno specifico. Fammelo vedere. Ti faccio vedere. Allora, il gelicidio in che cosa consiste? Prima spieghiamolo. In quello strato che si forma di ghiaccio compatto sulla strada, sul marciapiede, e trasforma un marciapiede o una strada in una specie di pista di pattinaggio su ghiaccio. Come mai? Se cade la grandine è in frammenti, quindi non ricopre uniformemente. Quello che succede è che in determinate condizioni l'acqua si comporta in maniera anomala. E ti faccio vedere. Ho portato qua un giochino che conosciamo, lo scaldamani. Vedi? Qua c'è un liquido. Ma questo liquido è in una condizione instabile. Guarda che cosa succede. Ecco qua, l'ho perturbato, gli ho dato una sollecitazione, guardate che cosa sta succedendo, si sta trasformando in ghiaccio. Allora, eccolo, e questo è il fenomeno del gelicidio. L'acqua arriva sulla superficie terrestre ancora allo stato liquido, ma è in una condizione favorevole per gelare. Quando tocca il suolo succede quello che è successo quando accade spesso in Italia. Quindi è un fenomeno nuovo, diciamo, ne parliamo tanto perché comunque questa volta è successo di più di frequente. Serena, nuovo in meteorologia, in climatologia, cioè quasi mai niente. E diciamo che è un evento raro, l'ultima volta si era riscontrato 10 anni fa, non era stato dato un grande risalto mediatico. Adesso abbiamo coniato anche la parola anche perché adatta. Si sta verificando più frequentemente. E di questi altri oggetti che... Allora, il pericolo del gelicidio. Allora, questo è un giochino che ho fatto io. Compact disc e un beccuccio. Ora ti faccio vedere. Palloncino, metto la bocca del palloncino qui sul beccuccio. Adesso con un po' di cura metto dentro e guarda che cosa succede, quello che succede sulle nostre strade quando c'è il gelicidio. Guarda, così, guarda, se ne sta andando a spasso per conto suo. Chiaro, si scivola. Sì, diciamo eufemisticamente che si scivola. Allora, che cosa è successo? Che l'aria è passata sotto il compact disc e ha formato una specie di velo lubrificante e quindi è diventato sdrucciolevole il compact disc. Adesso col cavolo che si muove. Chiaro, ecco, chiaro. La stessa cosa che succede col ghiaccio. Per concludere la dimostrazione, eccola qui. Il ghiaccio si comporta esattamente come il compact disc. Vedete? Perché? Perché naturalmente il ghiaccio è un solido, ma sulla sua superficie ha un velo di acqua ed è un velo lubrificante. Quindi attenzione, quando camminate per strada e si è verificato il fenomeno del gelicidio, passi molto lenti e possibilmente scarpe non con suola liscia, perché, lo sai, è uno dei principali motivi di ricovero al traumatologico, la caduta su ghiaccio, perché si scivola, si cade rovinosamente al suolo e ci si possono fare delle contusioni anche molto pericolose. Tornerà il gelicidio nei prossimi giorni? È probabile, perché adesso si stanno alzando le temperature. Se si alzano molto, no, perché deve fare freddo in quota ma non molto al suolo. Se la temperatura è molto alta non si verifica perché il ghiaccio fonde, ma siccome ci sono sbalzi di temperatura, hai visto che si salta di 10 gradi da un giorno all'altro, è probabile che quando rifarà un'altra volta freddo si verificherà nuovamente questo fenomeno. Citavi pronti soccorsi, insomma i ricoveri, grazie Valerio Rossi Albertini.